103esima edizione del Giro d'Italia, protagonista Lingua Glossa. Il comune è pronto a ricevere tutti i ciclisti. Sindaco Puglisi, è una grossa battaglia vinta post-Covid? Devo dire che sono particolarmente orgoglioso, particolarmente soddisfatto. Per la prima volta nella storia il Giro d'Italia arriva a Etna Nord e arriva a Piano Provenzale. Quindi figuriamoci da sindaco l'emozione che posso provare in questo momento. È chiaro che dovevamo farci trovare pronti e da credo un paio di mesi, appena finito il Covid, abbiamo iniziato a lavorare affinché il paese fosse in festa, affinché l'accoglienza di questo Giro d'Italia fosse palpabile e percettibile da parte dei cittadini. Il paese lo abbiamo e lo stiamo completando di abbellire, abbiamo fatto, devo dire, delle cose molto belle e poi volevamo lasciare un segno, e questo murales che sveliamo oggi, che ricorderà la tappa, e l'artista, diciamo, ha dato un fil rouge di quello che sono le cose più importanti di Lingua Glossa richiamate nel murales, e poi questi ciclisti che salgono verso l'Etna, sarà il segno che rimarrà per sempre di questa 103esima tappa che arriva a Lingua Glossa. Tappa che toccherà ovviamente i piedi dell'Etna, quindi tutto quello che c'è di bello della nostra isola sarà visto ancora una volta in tutta Italia. Questo è anche un motivo per far esaltare ancora una volta, è chiaro, abbiamo bisogno di questi eventi per esaltare il territorio in quello che è stata una stagione sicuramente dove il turismo e tante altre attività collaterali hanno subito una flessione. La visibilità grande che può dare il Giro d'Italia a questo territorio ovviamente sarà di impulso, specialmente adesso che veniamo da questo periodo di Covid, sarà fortemente di impulso al rilancio di quello che è il comparto turistico, naturalistico, sportivo di questo territorio. Immaginiamoci noi magari lo percepiamo poco perché lo conosciamo il territorio, ma immaginiamo un ciclista che viene da lontano, che inizia a passare questi borghi bellissimi, inizia a salire verso l'Etna vedendo prima il bosco e poi la lava e arrivando quasi in cima, credo che a lui lascia un'emozione straordinaria, e chiaramente un evento di grande spessore come è il Giro d'Italia, ripreso e visto in tutto il mondo, questa cartolina saprà bene farla diventare una grossa pubblicità per tutto il territorio. È un po' una rivincita, visto che il Giro d'Italia per molti anni non ha fatto tappa proprio in Sicilia e anche al sud, è un po' una rivincita di noi tutti. Ma guardi, va ringraziato fortemente il governo regionale nella persona dell'assessore Messina. Ha puntato da subito all'inizio del suo mandato ai grandi eventi, questo è un grande evento, l'ha portato in Sicilia, l'ha portato sull'Etna e ha avuto la sensibilità di capire dove esattamente c'era più necessità di fare transitare questo giro, proprio perché ci sono territori chiaramente che vanno a velocità diversa, invece la Sicilia deve avere un'unica velocità e un grande obiettivo che è quello di far vedere le bellezze a tutto il mondo, far godere ai turisti di tutto il mondo la nostra natura, le nostre bellezze, e quindi l'assessorato, il governo regionale questa intenzione ce l'hanno avuta e la stanno dimostrando, e quindi avere la partenza della 103esima edizione della Sicilia, avere queste tappe importanti che toccano cittadine straordinarie, ad esempio Enna, Villafranca Tirrena, ma la stessa Lingua Glossa, vanno a Catania, fanno un percorso interno che vede Milo, Sant'Alfio e tantissimi altri centri, credo che sia una strategia vincente per la Sicilia, per il turismo e per lo sviluppo.